direi che sul primo round mi era un po' sfuggito la difesa che Delta, seppur di stretta misura, ecco, per la prima volta nel corso del primo match è stato finalmente pericoloso questo. Eccolo lì, Sugar Ray Leonard. Attenzione. Eh sì, ricordiamo che dire c'è anche, secondo me, scomparso un grandissimo pugile, quell'Hector Macho Camacho, che in pratica chiuse definitivamente la carriera di Sugar Ray Leonard, battendolo in un match che si disputò nella metà, nella seconda metà degli anni 90. Era un Leonard comunque completamente diverso. Sì, era il terzo ritorno addirittura. E dal Leonard che è un pubblico mondiale, italiano ha conosciuto, era un campione straordinario. Sicuramente, insomma, quello che perse contro Camacho, è chiaro, era il Leonard ormai al tramonto della sua pazzesca carriera. Decimo intanto il terzultimo round, già iniziato alla Grand Arena dell'MGM di Las Vegas, che si va adesso via via riempiendo. Vediamo allora se questa ha preso fiducia, certo può solo vincere azzeccando il colpo, la soluzione che gli dia il KO. Se anche si aggiudicasse questa ripresa delle prossime due, credo che uscirebbe comunque sconfitto ai punti. Gira intorno però adesso il nuovo Vasquez. E attenzione, attenzione al destro, a destro improvviso di Gesta. Dalla media distanza, questa è una spettola, almeno a segno per il filippino. Che... sta prendendo improvvisamente fiducia e coraggio questa, dopo non aver combinato nulla o quasi per almeno 8 riprese. Certo, Vasquez può amministrare un grande vantaggio, credo, però deve stare attento, perché già nel nono round lo aveva sorpreso con quel violento sinistro, ci riprova, va però a vuoto, anche poi il montante destro, il piccino. E Vasquez forse ha capito, insomma, che è meglio ricominciare a pedalare, a muoversi, a stare lontano da Gesta. Vasquez non ha nessun interesse a scattare i colpi. Sì, non è certamente un pugile, insomma, altamente spettacolare, però ripeto, bisogna poi vedere contro altri avversari. Bisogna continuare a girare a le amiche e usare il passaggio di Gesta. Ecco, dopo questo match credono che se la fight card è quella, credo che sia quella, vedremo all'opera un pugile che in genere sa regalare spettacolo. Yuri Ortiz Gamboa è stato oro olimpico ad Atene 2004 nei pesi mosca, poi ha cominciato a combattere a Cuba, poi come tanti ovviamente Spani combatteva ancora da dilettante, poi è scappato durante un torneo internazionale nel 2007, è arrivato da Hamburgo insieme peraltro a Don Planier Solis e ad altri pugili cubani, ha iniziato in Germania la sua carriera di professionista sostenendo il